esempio da parte della Chiesa Cattolica. E le faccio un'altra ulteriore domanda finale. Siamo in un'epoca di totale agnosticismo e indifferenza verso la religione. Credo che, non lo so, ma qui in sala non saprei dire chi realmente abbia letto in toto la Bibbia, non sui testi in ebraico, no, no, quella, quella che abbiamo in casa, sì, certo, certo. Quindi io mi chiedo, in quest'epoca di agnosticismo totale indifferenza, il suo pensiero come crede che possa essere o possa portare a che cosa? Questo le chiedo alla fine. Cioè, al di là di fare una propria, diciamo, dare una propria interpretazione e trovare soddisfazione in questo, come pensa che possa essere recepito, se eventualmente ritiene che sia recepito, e da chi? Perché mi chiedo, qua abbiamo tutti quanti un'età di una certa, un certo tipo, se andiamo di età, secondo me c'è proprio un menefreghismo totale, gravissimo secondo me. In questo le chiedo, cosa spero? Okay. Le rispondo prima all'altra parte della domanda. La Bibbia è un testo mitico. Il mio pensiero preciso è che la Bibbia venga definito testo mitico al fine di nascondere la verità storica che invece contiene, che non è ritenuta accettabile. Nel senso che la Bibbia ci racconta, non è un unicum nella storia dell'umanità, nel senso che ci racconta storie che ci vengono raccontate da popoli di tutti i continenti della Terra. E soprattutto la parte iniziale, cioè quella che, come dicono i rabbini americani, non è prodotto originale degli autori ebrei, ma è copiata da racconti più antichi del Medio Oriente, è copiata dai Sumero-Accadi, ma anche dai Fenici, è la parte che, secondo me, cioè mi rendo conto delle cose che dico, ma è quella che ha più probabilità di essere vera, perché è quella che non è che è stata meno modificata dalla teologia. Soprattutto perché i racconti antecedenti, in particolare quelli sumero-accadici, non avevano nulla di teologico. E quindi quella parte lì, secondo me, ha buone probabilità di essere vera. Quindi io non definirei in toto il corpus dell'Antico Testamento come un corpus di testi mitici, ma come un testo che ha buone probabilità di avere al suo interno delle storie di cronaca vera, ovviamente raccontate con gli strumenti culturali, linguistici del tempo, così come sto facendo con l'Iliade e l'Odissea, dove è vero che si dice sono testi poetici, bene, però forse dentro i testi poetici qualcosa di vero c'è, tant'è che corrisponde a tutta una serie di cose che ci raccontano altri popoli. Dove può portare un lavoro come il mio? Non lo so. Può portare, chiedo scusa, non ho questa presunzione, diciamo che se i grandi facessero le mie riflessioni, io non sono nessuno, ma se i grandi facessero queste riflessioni, si troverebbero nella necessità di elaborare una nuova teologia, che, le dico francamente, secondo me stanno già elaborando. E questa nuova teologia dirà che Dio è Dio, Dio è il creatore dei cieli e della terra, noi facciamo parte del suo disegno provvidenziale, ma tra noi e lui ci sono stati dei gradini intermedi. E la Bibbia ci racconta di questi gradini intermedi, cioè di altri figli suoi che all'interno del suo disegno provvidenziale sono venuti qui e hanno fatto delle cose. Io penso che questa sarà l'evoluzione più probabile del pensiero teologico. Glielo dico perché la Chiesa negli anni 70 ha investito 30 milioni di dollari in un osservatorio che si trova in Arizona, che è sul Monte Graham, che è dedicato esclusivamente allo studio della esobiologia, cioè della possibilità della vita aliena. L'hanno costruito sul Monte Graham, piena riserva indiana, dove non si può costruire nulla, neanche piantare un chiodo, ma perché sul Monte Graham tutte le leggende indiane dicono che c'è il contatto tra l'uomo e i figli delle stelle, e l'hanno costruito lì,
ed è tutto gestito dai gesuiti. Se si va su vaticanobservatory.org ci sono le foto di tutti i gesuiti che lavorano lì. Hanno un altro osservatorio in Alaska che è dedicato allo studio dei corpi celesti sconosciuti. Il teologo tedesco Armin Kreiner, che insegna teologia fondamentale alla facoltà cattolica dell'Università di Monaco di Baviera, nei suoi libri scrive che la questione degli alieni per la Chiesa non è più eludibile, cioè non può più fare a meno di affrontarla, perché lui dice il giorno che si troverà anche un alieno solo, questo mette in discussione tutto l'impianto, ma soprattutto la cristologia, perché sarà necessario crederci se questi alieni hanno commesso il peccato originale, se Cristo è andato a farsi ammazzare anche là, oppure se altri esseri viventi su altri pianeti commetteranno il peccato originale tra 10.000 anni e se Cristo dovrà andare a farsi ammazzare anche là tra 10.000 anni. Lui dice anche che se qualcuno afferma che degli alieni è inutile parlare, io poi arrivo a questo per estremizzare, ovviamente. Degli alieni inutili, perché io stasera non ho mai parlato di alieni, ho parlato di quelli lì. Degli alieni è inutile parlare perché non li abbiamo su un tavolo come oggetto di studio, scrive questo teologo. Allora dobbiamo prendere tutta la teologia e, dice lui, porla ad acta, cioè archiviarla, perché di Dio non sappiamo nulla e non ce l'abbiamo come oggetto di studio. Quindi in realtà, come dire, questa cosa qui si sta già muovendo. Ripeto, io non ho scoperto nulla, ho l'incoscienza di raccontare con una certa chiarezza ciò che mi pare di leggere in un testo, facendo finta che quel testo sia vero, quindi con tutti i condizionali del caso. Però se questo dovesse avere un seguito, ripeto, ci sarà una nuova teologia che tiene conto di questo passaggio intermedio. Ma non c'è soltanto una questione teologica, c'è anche una questione scientifica. In questo libro ho pubblicato alcune pagine dello stralcio di un lavoro di un biologo molecolare, col quale sono in rapporto da più di un anno, che è un ricercatore associato al King's College London, che lavora quindi con i genetisti, e il quale mi scrive da tempo, certo che se stasera non abbiamo parlato della formazione dell'uomo, poi non so che ore sono, se abbiamo tempo ne parliamo. Dice, se fossero vere le cose che dice lei, tutta una serie di domande che la genetica si pone avrebbero risposta. Lui sta scrivendo un libro che si intitola Adam, che uscirà primavera. Io ho cominciato a citarlo qui. E lui a sua volta citerà i miei lavori, perché appunto lui ha preparato adesso una tabella che pubblicherà nel libro, tabella che è stata approvata da altri genetisti, che mi ha scritto. Ci sono altri genetisti che mi stanno passando del materiale, ma non vogliono comparire perché si giocano la faccia. Però ci sono tutta una serie di cose che si stanno muovendo in una certa direzione. Il fatto che un biologo molecolare abbia il coraggio di cominciare a dire che forse, se pensiamo che qualcuno abbia fatto degli interventi di ingegneria genetica per dare dei colpi di acceleratore all'evoluzione degli ominidi, arriviamo a spiegare tutta una serie di cose. Quando lui ha sentito nelle conferenze che io ipotizzo che Adamo ed Eva siano da quello che non sono i progenitori dell'umanità, siano da collocare intorno al 4500 a.C., lui mi ha scritto dicendo: ma lo sa che c'è un gruppo di genetisti americani che sta pubblicando degli studi in base ai quali tra il 5000 e il 3000 a.C. nel genoma umano si sono verificate una serie impressionante di mutazioni che non si sono verificate nei 30.000 anni precedenti e non si sa come spiegarle dal punto di vista evolutivo? Io ho detto sono molto contento. Mi fa, lo sa perché che nei cromosomi umani ci sono delle zone che noi genetisti chiamiamo zone HAR, cioè Human Accelerated Regions, che sono zone telomerali, cioè di finali dei cromosomi. Per esempio ce n'è una nel cromosoma 20 che è fatto di 118 basi, che sono zone nelle quali avvengono delle mutazioni con una intensità
che diciamo zone che non esistono nelle nostre cuginette scimmie e che abbiamo soltanto noi, e che lui mi dice non sappiamo da dove sono arrivate, cioè non le sappiamo spiegare. Dice certo che se si pensasse che qualcuno ad un certo punto ha fatto degli interventi, e lui mi dice ha preparato questa tabella che pubblicherà nel prossimo libro, dove dirà quali sono i tipi di interventi che si possono fare per produrre certi risultati e che quindi questi potrebbero aver fatto, dice certo che se si mettono appunto certe ipotesi sul campo, tutta una serie di cose che la genetica non spiega diventerebbero spiegabili. E mi dice in quel libro discuterò pure anche i tre punti che rendono in questo momento impossibile per noi, perché non abbiamo, come dire, ancora quel pezzo di tecnologia necessaria per fare le stesse cose che potrebbero aver fatto quelli lì. Io dico facciamo finta che, andiamo avanti, vediamo. Se teniamo la mente aperta, ci sono delle strade che poi si riveleranno fruttuose, delle altre che si riveleranno invece vicoli ciechi, benissimo, verranno chiuse. L'importante è però, secondo me, tenere la mente aperta, tenendo presente appunto che se ci fosse veramente l'intervento di questi qui come passo intermedio tra i nostri progenitori e il sapiens, beh, dal punto di vista della teologia, dal punto di vista della fede, dal punto di vista della religione, si inserirebbe soltanto un gradino in più, non cambierebbe nulla. Nulla. Dio continua a essere Dio, continua a essere il creatore dell'universo, eccetera, eccetera, eccetera. Io dico semplicemente che secondo me è probabile che la Bibbia ci racconti la storia di questi qui, così come ce la raccontano i popoli un po' di tutti i continenti della Terra. Citavo prima quei fratelli Sabà che studiano i Targumim. Nei loro studi si dice, ad esempio, che gli antenati dei Masai, cioè i Mesdai, quindi la classe guerriera, avevano nei loro racconti un racconto di un'uscita dall'Egitto al comando di uno, e loro erano alti ufficiali militari al tempo di Akhenaton, poi invece di seguire lui loro sono andati a sud. Ma sembra di leggere il racconto dell'esodo biblico, no? Quindi ci sono altri popoli che hanno vissuto quella cosa lì. Noi abbiamo il racconto di questi, quel racconto lì, quel libro lì, che ovviamente è stato fatto poi per narrare una vicenda unitaria di un popolo, che però potrebbe essere una parte di una storia molto più grande, una storia che coinvolge questi qui, che potrebbero aver operato su diverse parti del pianeta, operato tra l'altro con sistemi simili. Pensiamo ad esempio che i siti piramidali nel mondo sono più di 300, quindi noi conosciamo quelli più famosi, ma sono più di 300, e quindi diciamo con le stesse tecnologie, con gli stessi sistemi di costruzione, e che quindi insomma ci sia stato forse l'intervento di qualcuno. Dopodiché, per la teologia, inserire questi qui nel passaggio intermedio è una cosa semplicissima. Sarebbe anche una scelta molto intelligente, nel senso che, lasciatelo dire, tu hai detto bene la religione. Bene, allora, a prescindere da chi sente o non sente, adesso non vorrei andare fuori tema, l'immanenza dell'elevatissima sacralità che va oltre le religioni, un sentimento religioso è una cosa. Il complesso di superiorità che le singole religioni, chi di più, chi di meno, io ho parlato del mondo occidentale, ma ce ne sono anche in altre cose, induisti, buddisti, musulmani, in India si scannano induisti, musulmani, eccetera, in nome della religione, ci sono sempre degli scopi di carattere, degli interessi di carattere economico, però il complesso di superiorità di tutte le religioni che sono figlie dei vari Elohim sul pianeta verrebbe in qualche modo superato da chi sa andare oltre, da chi sa aprire gli occhi, perché quello che ho detto prima forse non molti l'hanno colto, c'è solo una religione in alto e tante religioni in basso che sono soltanto manifestazioni. La religione in senso di religere, ma qui il discorso si farebbe proprio. Grazie alla perseveranza di mia moglie. Per quanto riguarda Yahweh, che diceva prima che ha fatto, ha trovato anche il protocollo con cui è stato